Che bello questo effetto retro per Bruno Mars, una canzone anche questa, tutto un programma. When I was your man, quando ero il tuo uomo, sì. E questa mi fa sorridere perché mi riporta, diciamo, all'attualità, e voglio parlarvi di questi social network che davvero ci hanno cambiato la vita e con i quali, almeno personalmente, Carletto ci scherza ogni giorno, e noi facciamo così perché non potrebbe essere altrimenti. Insomma, ve lo voglio dire, io ho scherzato, ho voluto assolutamente essere paradossale negli scorsi giorni. Chi segue la nostra pagina di Facebook, Carletto, oppure il profilo stesso, si sarà accorto che ho voluto assolutamente scherzare, ma in maniera vera, proprio, ho messo Carletto si è sposato lunedì con Rosario Dawson. Ovviamente nei miei sogni qualcuno mi ha fatto anche gli auguri, pensando, non, ovviamente non sapendo della mia provocazione. Signore e signori, ebbene sì, era una provocazione. Questo per arrivare dove? Insomma, ho avuto la certezza, dati alla mano, che il signor Zuckerberg, cioè colui che sta dietro a tutta sta diavoleria che risponde al nome di Facebook, per gli affari personali, le cose di cuore, le cose intime dei diciamo titolari del profilo, si fa in quattro. Quella notizia del mio, ovviamente, falsissimo matrimonio, magari Rosario Dawson, ha fatto il giro del mondo, ha avuto più di 2000 visualizzazioni, mentre invece una notizia normalissima, magari se vuoi della pagina pubblica di chiunque esso sia, del sottoscritto Carletto, invece ha delle pubblicazioni ridotte. Questo perché? Perché quel volpino di Zuckerberg usa questo marchingegno solo perché vuole fare soldini. E allora, siccome il suo intento è di portare gli elementi delle pagine pubbliche, vuoi qui, vuoi là, in tutto il mondo, e allora io gli rispondo: caro Zuckerberg, i miei soldini per la pubblicità delle pagine non li avrai mai. Come del resto, anche i dati sensibili non li andiamo certo a scrivere e a spiattellare a mezzo mondo su Facebook. Quindi glielo faccio dire da uno che non ha peli sulla lingua: caro Zuckerberg, Facebook, fatti i cazzi tuoi, hai capito?